se qualche mese fa vi abbiamo descritto il nostro meraviglioso inverno, stagione che rende la Valle Argentina prevalentemente bianca e silenziosa, è giunto adesso il momento di raccontarvi di quanto sia bella, vivace e colorata la primavera. Lo sono anche i nostri visi. Forse quell'atmosfera si rispecchia nei nostri occhi, anzi, lo fa indiscutibilmente. Un incredibile periodo di rinascita. Il suo arrivo porta al risveglio della splendida natura che ci circonda. Sbocciano i fiori, si destano gli animali. I primi a spuntare sono gli uccelletti. Sono già molto attivi fin dalle prime luci del giorno, più briosi rispetto ai mesi precedenti. Il loro cinguettio riempie di note armoniose boschi e sentieri. A volte, sono così tanti, uno diverso dall'altro, che non si sa più dove ascoltare o quali riconoscere. Quando il sole si alza al centro del cielo, si quietano un poco ed è ora il turno degli insetti, che iniziano a svolazzare di fiore in fiore, permettendoci di sentire il loro instancabile ronzio. Tra questi, i bombi e le api legnaiole, più mansueti e socievoli di altri, sono tra i primi a lanciarsi in quell'aria spesso ancora frizzantina, come a ricordare che Messer Inverno è appena andato via, ma la sua ombra aleggia ancora su di noi. E non possiamo certo evitare di raccontarvi delle farfalle. Nel nostro incredibile mondo ce ne sono tantissime, di vari colori e varie grandezze. Si adagiano delicatamente su tutto ciò che offre loro nettare fresco da succhiare e rendono quel palcoscenico fiabesco. Ne possiamo davvero vantare tantissime specie, alcune persino rare, come la splendida Papilio alexanor, spesso confusa con il più comune macaone, la quale la si può trovare solo qui, nella Liguria di Ponente e in poche zone della Calabria. Restando nel vanto di quello che la nostra valle ci offre, possiamo parlare persino del colubro lacertino, chiamato anche colubro di Montpellier, un serpente velenoso, anche se innocuo per l'uomo, che non vive in tutta Italia e nemmeno in tutta la nostra regione. Anche lui, in questo periodo, come tanti altri rettili e sauri, si sta svegliando. Sono piccoli i fiorellini che per primi colorano il sottobosco, piccoli ma coraggiosi dal momento che alla notte vengono ancora ricoperti dalla brina. Primule, violette, anemoni, ecco le uniche tinte che possiamo notare assieme a quel beige che non si è ancora trasformato del tutto in verde. Ma serve solo aspettare. A breve tutta la valle sarà vestita di un verde sgargiante che quasi abbaglia. Una tonalità che sembra accentuata artificialmente da una saturazione esagerata e invece crea tutto madre natura, come un abile pittore con la sua variopinta tavolozza. E gli altri fiori sono già pronti. Cosa significa vivere questa stagione per noi di Wildlife in Valle Argentina? Beh, premesso che amiamo i nostri luoghi tutto l'anno, la primavera ci permette di osservare qualcosa che coccola sempre il cuore. Parliamo delle nuove nascite, di nuove vite. È il momento, infatti, in cui non vengono al mondo soltanto i fiori, ma sono tanti gli animali che partoriscono. La nostra splendida fauna ci regala così scene indimenticabili che ci incantano. Cuccioli che titubanti muovono i primi passi o sbattono le alucce per la prima volta. Mamme accorte e protettive. Espressioni di tenerezza, come tenera è quell'erba sottile che si muove alla brezza. Occhioni dolci, zampette fragili, manti spettinati che mutano. Quei pascoli e quelle creste che ci circondano sono ora una grande nursery nella quale trionfa la vita. Alcune pozzanghere si trasformano in nidi di uova dove il tempo attende la schiusa e ci saranno quindi anche nuovi anfibi, utilissimi predatori di insetti e pasto a loro volta dei più grandi rettili. Non è difficile durante la notte trovarli anche per strada, sapete? Occorre sempre prestare attenzione.
Ebbene sì, il bel tempo ci permette di vivere maggiormente la nostra valle anche durante le ore notturne. Non ci facciamo mancare niente. Desideriamo vivere il nostro mondo sempre. Grazie al disgelo degli ultimi ghiacci persistenti, possiamo ora andare dove prima era più pericoloso o addirittura inaccessibile, e questo ci consente di visitare zone che racchiudono in sé vere meraviglie. Dove era impossibile passare, ora è la terra nuda che sta germogliando ad accoglierci. La primavera ci consente anche camminate più comode, diciamolo. Guanti, cappelli, ghette, ramponi e maglioni vengono riposti in un angolo dell'armadio in attesa dei prossimi freddi. È ora il sole a regnare, senza però far patire con la sua afa che sovente ci trova stanchi e sudati. È un sole che albeggiando colora il cielo di sfumature ancora ben visibili e stupende. Il cielo invernale è decisamente più terso e le sue albe ci permettono di godere di colori forti che regnano attorno a noi. Durante l'estate l'atmosfera si annebbia un poco a causa dell'evaporazione dell'umidità, ma in primavera si possono ancora assaporare aurore e crepuscoli che lasciano senza fiato. Ciò nonostante Andrea inizia a borbottare prevedendo la calura estiva e a patirne così le conseguenze, mentre Meg, ridendo per quelle lamentele, è ben felice di percepire quei tiepidi raggi sulla sua pelle. C'è frenesia attorno. Molte specie sono in amore e lo si può capire per i versi che emettono, le battaglie che eseguono, soprattutto tra maschi, la voglia di sfogarsi, di muovere quei muscoli intorpiditi e di rifocillarsi. E allora evviva ai quattro zampe che si tuffano a perdifiato giù per i crinali. Evviva agli uccelli che si librano alti in volo. Evviva a chi si gode il primo caldo immobile su una roccia. Evviva le acque che ora mostrano un turchese che diventa sempre più smeraldo, alle gocce e alle cascate un tempo più tenui. Al vento fresco che smuove piccole onde e fa brillare il creato. La neve, sciogliendosi, lascia fango e terra umida, ma aumenta la portata del torrente e in quelle correnti anche chi vive negli abissi si vivacizza. Pare che la primavera sia così chiamata perché un tempo era considerata la prima vera stagione dell'anno. Il segno zodiacale di questo periodo è l'Ariete, simbolo indiscusso dello sfondare porte e quindi dell'aprire. Un tempo, infatti, attraverso il calendario romano, l'anno iniziava con marzo dedicato al dio Marte e il nome del mese aprile pare derivi proprio dal latino aperire, cioè aprire, a significare anche lo sbocciare di piante e fiori. Ci viene in mente il nostro varcare aperture nei boschi, come il passare in nuove dimensioni. Tutto quindi si schiude, come persino le nostre labbra, a mostrar sorrisi perché questa natura molto spesso ci regala spettacoli mai visti prima. Ogni volta qualcosa di nuovo si mostra a noi. Lo stupore ci abbraccia. Non è possibile annoiarsi. C'è sempre una sorpresa dietro l'angolo, pronta ad attenderci. È per questo che adesso dobbiamo lasciarvi, dobbiamo goderci altre emozioni e voi dovete continuare a seguirci perché dopo la primavera arriverà l'estate, un ciclo fantastico, sempre da vivere in Valle Argentina. Quindi, estote parati, sempre!